Principessa Nina, oggi festa a Seborga per il patrono del Principato e nell'occasione la presentazione della nuova moneta. Esatto, oggi abbiamo presentato un Luigino, che ogni anno ci teniamo a ritirare fuori una nuova moneta, cioè una nuova coniatura. L'anno scorso è stata la banconota, prima è stato un Luigino e mezzo e questa volta il Luigino. Visto che abbiamo anche il museo qui a Seborga del Luigino, ci sono tante monete di Giorgio, tante di Marcello, adesso tocca a me di riempire la collezione. Giustamente, e tra l'altro lei andrà poi, è stata invitata in India per far conoscere, quindi continua anche la promozione, esatto, del territorio. Siamo già andati in India nel 2016 e nel 2018 e adesso ci hanno rinvitato per ricontinuare a promuovere Seborga anche fuori, e specialmente in India, che sono i nostri cari amici. Ci sono moltissimi turisti qui stranieri a Seborga, quindi amano molto questa storia del Principato, acquistano anche le monete, c'è un ritorno. Sì, certo, la gente che viene mi fa molto piacere, anche i turisti, ho sentito urlare anche tanti tedeschi, che ovviamente mi fa piacere, e la gente oggi come oggi ha voglia di questa favola, perché comunque ci sono tante notizie tristi e questa favola comunque piace, specialmente anche ai bambini, come avete visto. Quali sono le prossime iniziative del Principato? Beh, il primo subito è quello di andare in India, e poi abbiamo tante cose sul fuoco, poi pensiamo già a quale moneta fare l'anno prossimo. E abbiamo tante iniziative anche durante l'anno per promuovere un po' Seborga, anche durante i mesi un po' più freddi, direi, un po' più caldi. Arrivati nel nostro Principato e grazie mille per questa meravigliosa accoglienza. Cari amici, oggi è questo giorno molto speciale, il 20 agosto, la festa San Bernardo e la nostra festa nazionale del nostro amato Principato. È sempre una gioia vedervi qui uniti nella celebrazione delle nostre tradizioni e della nostra storia. Vorrei iniziare subito con la cosa più importante, che sono i ringraziamenti, e spero di non dimenticare nessuno. Saluto e ringrazio con piacere l'Orchestra Primavera, che come da tradizione tra poco animerà la serata. E ovviamente un sentito ringraziamento alla Pro Seborga, che ancora una volta ha saputo portare vita e gioia al nostro paese durante i festini estivi. La vostra dedizione e il vostro impegno rendono ogni estate speciale.
Grazie mille. Un grande grazie va anche a Giacomo Carasale e Sara Bossamai, che con tanto entusiasmo fanno delle iniziative e fanno muovere Seborga, creando movimenti e momenti di condivisione che rafforzano la nostra comunità. Grazie mille. Grazie a tutto il corteo che ogni anno viene e ci accompagna alla fine di settembre per far conoscere Seborga. Infine, la parte più importante, la presentazione della nostra nuova moneta, il Un Luigino del Principato di Seborga, che va così ad affiancare la moneta del Un Luigino e mezzo che abbiamo emesso nel 2021 e la banconota dei Tre Luigini emesso l'anno scorso. La moneta che tra pochi istanti svelerò è disponibile sia nella versione monometallica in bronzital, sia nella versione in argento 999 in edizione limitata. Reca il dritto la mia effigie visto di profilo, il mio stemma personale e lo stemma del Principato, oltre che l'indicazione del taglio che è da un Luigino. Al rovescio invece moneta si vede il belvedere del Principato con la garrita, il cannone e di benvenuto, il millesimo 2024. È il motto del Principato su Umbra Sedi, coniato nel 1261 dal principe abate Aicardo. La moneta è da subito disponibile per l'acquisto sia presso il negozio fisico del Principato in Piazza della Libertà, sia presso l'e-shop ufficiale del Principato. Ringrazio anche la Mint di Prino che ci ha aiutato a stamparla. Pronti? Via! E ora c'è una grande sorpresa per voi e buona serata!